Io sono stato colpito anche da questa vicenda del mancato dibattito fra Luigino Di Maio e Renzi. È stata una cosa davvero emblematica, ecco, del valore dei personaggi in campo. Credo che io stia invecchiando rapidamente, ma non mi sono ancora abituato a situazioni come questa, cioè io sfido un mio interlocutore politico a fare un dibattito pubblico. Scelgo in quale televisione ci dobbiamo vedere, chi deve essere il conduttore, quando dobbiamo fare il dibattito. 24 ore prima del dibattito dice: no, io non sono d'accordo, non ci vengo. Perché Renzi non è sicuro che sia il candidato premier. Doppia idiozia. Primo, perché il candidato premier non esiste con questa legge. Tu ti puoi candidare come e quando vuoi, ma alla fine la maggioranza la devi trovare in Parlamento perché nessuno avrà il 51%. Secondo, perché come sapevamo tutti quanti, i risultati della Sicilia erano già scritti. Si sapeva benissimo quello che sarebbe successo. Probabilmente Luigino Di Maio immaginava di vincere lui in Sicilia e quindi pensava di fare il dibattito, ecco, con questa forza. E invece ha vinto Musumeci, che ha preso quasi il 40% con l'aiuto di qualche candidato squinternato, come quello che porta il cognome sbagliato, ma insomma ha vinto il centrodestra, 40%. Le 5 Stelle hanno avuto con il loro candidato il 34%, Cancelleri, ma il partito delle 5 Stelle ha avuto il 26%, non il 34%. C'era il voto disgiunto. Quindi il candidato ha tirato più delle 5 Stelle, Cancelleri. Questo è il panorama. Grande precarietà, assoluta inaffidabilità dei soggetti in questione, perché la tragedia è questa. Io, per esempio, sto lavorando da mesi, da anni, per recuperare quella fascia di elettorato 5 Stelle che ha un orientamento progressista, che vorrebbe cambiare più rapidamente l'Italia, che non sopporta più le liturgie, le palle della politica politicante, che ha rabbia dentro. Io sono interessato a parlare a questo elettorato 5 Stelle, ma ai gruppi dirigenti 5 Stelle sono veramente acqua fresca e sono truffatori, a cominciare da Luigino Di Maio. Perché se tu fai la polemica contro la casta, chi è la casta? La casta sono quegli sfaccendati che vivono di politica politicante, cioè che si fanno i soldi, prendono lo stipendio facendo i politicanti, e che se non facessero i politicanti non potrebbero fare niente. Il candidato premier delle 5 Stelle che fa nella vita? Il politicante, cioè è la casta e parla contro la casta. Sono cose da pazzi, cose da pazzi. Un piano per il lavoro dei giovani, non le palle del reddito di cittadinanza. Sanno tutti quanti che è una grande palla, ci vorrebbero 20 miliardi di euro l'anno, non ci abbiamo un euro. Il lavoro, un piano per il lavoro, a cominciare da quello che ho proposto, 200.000 posti di lavoro nella pubblica amministrazione, anche con una selezione seria e con una procedura concorsuale. Le devo dire la verità, io non è che sia molto entusiasta di questi faccia a faccia, insomma, mi pare abbastanza acqua fresca, ma la cosa diventa incredibile se il faccia a faccia lo proponi tu e poi te ne vai. Insomma, questa è una cosa a manicomio. Al di là del fatto che i programmi sono assolutamente indefiniti, quello che a me pare inaccettabile è questo clima di violenza, anche nel linguaggio, oltre che nei comportamenti. E qui ci sono due forze politiche che hanno responsabilità enormi, la vecchia Lega, ma anche l'attuale Lega Nord e i 5 Stelle, che hanno introdotto nel dibattito politico italiano un clima di violenza, di intimidazione, di aggressività, di mancanza di rispetto, che in alcune istituzioni si traduce in comportamenti squadristici, mi riferisco ai 5 Stelle, per quello che hanno fatto nella sede della Regione Campania, comportamenti da squadristi, con aggressioni anche fisiche al Presidente del Consiglio regionale. Anche qui quanta ipocrisia, no? Luigino si presenta con la giacchettina abbottonata e tutto questo clima di violenza. Io non sento un 5 Stelle parlare da cristiano normale. Ho chiesto a un collega consigliere regionale, giovane,
di fronte all'aggressività dei toni, tutti ladri, tutti farabutti. Ho detto: ma come ti permetti? Ho detto: ma tu quando parli con tuo padre, parli in questo modo? Quello mi ha risposto e dice: vabbè, che c'entra, ma questa è la politica. La politica, cioè c'è ancora gente che ha la doppia verità. Vede, io posso dire anche bestialità, ma dico le stesse bestialità in pubblico e in privato. Questa idea che noi parliamo in privato e parliamo un linguaggio, poi parli in pubblico e dici esattamente il contrario, è una cosa che mi fa indignare, mi fa veramente indignare. Allora anche questi che si presentano come rinnovatori hanno la doppiezza della politica politicante, aggressività pubblica, offese continue, un linguaggio vergognoso nei confronti degli interlocutori politici. Poi magari in privato, questo dovrebbe essere il rinnovamento. Molti di quelli che fanno polemiche sulle universiadi è perché non sono d'accordo, non le volevano fare, un po' come è capitato a Roma. La valorosa sindaca di Roma ha detto: non le voglio fare le Olimpiadi, non mi voglio neanche candidare perché, perché è complicato, è pericoloso ed è faticoso. Grazie, lo so pure io. A non fare queste cose si vive tranquilli. Si vive tranquilli, senza darsi pena. E tuttavia, se vuoi cogliere qualche opportunità, ti devi caricare qualche impegno che non sarebbe obbligatorio, è fatica in più, ma è anche una bella occasione, se siamo bravi, per proiettare nel mondo Napoli, la Campania, i luoghi turistici, la cultura. Questo è quello che stiamo cercando di fare, fra mille e una polemiche inutili.